Benvenuti, miei cari fratelli e sorelle, alla scuola del sabato del 20 aprile. In questa scuola parleremo di un giovane uomo, Timoteo, che dedicò la sua vita all'evangelizzazione. E rispondere alle nostre domande, alle domande della scuola, e approfondire questo studio ci sarà il nostro caro fratello Vito San Giacomo. Buonasera a tutti. Bene, prima di iniziare lo studio di questa scuola, però, chiudiamo i nostri capi e preghiamo. Padre Santissimo che sei in cielo, ti ringraziamo anche oggi di averci dato la possibilità di studiare la tua parola in libertà, di approfondirla e di darci il modo di parlarne con i fratelli che ci seguono da casa. Voglio tu benedirci come famiglia, voglio tu benedire coloro che parlano in tuo nome e soprattutto benedire i cuori e le menti di coloro che ascolteranno con interesse i tuoi insegnamenti. Te lo chiediamo nella di Gesù. Amen. Amen. Bene, il titolo è Il giovane Timoteo. La prima domanda ci presenta proprio questo personaggio e dice: chi invitò Paolo ad accompagnarlo nel suo prossimo viaggio? Cosa fece prima di affrontare questa sfida? Il ragazzo che venne scelto, perché allora era solo un ragazzo, poco più, un giovane uomo, fu appunto Timoteo, che è anche il protagonista appunto del titolo di questo studio. Cosa ci viene detto di Timoteo? Che era figlio di una giudea, ma al contempo anche di un greco, quindi aveva una madre che era della fede giudaica, e mentre un padre che era un pagano. E nonostante questo, la sua educazione ha fatto sì che lui conoscesse e ammirasse il vero Dio. La cosa straordinaria è che Timoteo ebbe l'opportunità di conoscere Paolo, ebbe l'opportunità di ascoltare Paolo. E ancora di più le testimonianze ci dicono che ebbe l'opportunità di vedere all'opera Paolo, di vedere come sopportava Paolo, cosa era disposto ad accettare per amore della fede. Bene, queste esperienze che fece Timoteo con Paolo furono particolari, furono toccanti, furono profonde, furono esperienze che cambiarono il suo destino, tanto da spingerlo appunto non solo ad accettare l'Eterno, ma quanto a lavorare completamente per lui. Nella prima lettera a Timoteo, Paolo esordisce chiamando quest'uomo, questo giovane uomo, vero figlio della fede. Un vero figlio della fede è particolare come modo di rivolgersi a una persona, soprattutto da parte di un uomo che non era biologicamente padre. Ma per Paolo tutte quante le anime che incontrava, soprattutto quelle più giovani, erano dei veri e propri figli spirituali. Ma a Timoteo è particolarmente legato, lo vediamo appunto in queste descrizioni che vediamo, e questo amore che ha con lui e per lui. Un altro aspetto interessante è che ci troviamo davanti a una scelta particolare di Paolo, cioè quella di dover scegliere se circoncidere o meno Timoteo. Perché scelta particolare? Perché tutto sommato Paolo aveva affrontato più volte questo tema. Nelle lettere ai Romani vediamo più volte che affronta questo tema, dando la vittoria all'incirconcisione della carne, facendo prevalere la circoncisione del cuore. Ma in questo caso specifico fa una scelta diversa. C'è un altro uomo che lui considera come un figlio nelle scritture, e a cui dedica a sua volta una lettera a Tito stesso. E Tito però era greco, e a quest'uomo dice chiaramente che non fu costretto a farsi circoncidere. Ne parla chiaramente in Galati, al capitolo 2, versetto 3. Mentre con Timoteo fa una scelta diversa. E fa una scelta diversa con un obiettivo ben preciso, quello di non destare scandalo. Quello di fare in modo che tutti gli uomini potessero accettare e che non avessero scuse per non accettare la sua predicazione, la predicazione di Timoteo, e più che altro l'oggetto della predicazione, il vero Evangelo, ossia Cristo stesso. Pur di non avere ostacoli e pur di non creare ostacoli a questa predicazione, Paolo era disposto a tutto. E infatti lo dice chiaramente nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 9, che lui si fa giudeo con i giudei e greco con i greci. E in questo caso specifico, poiché questo poteva essere un oggetto di discussione tra i giudei, fece questa scelta, quella di circoncidere Timoteo, che sicuramente non era più un bambino, una scelta molto forte, una scelta forte anche quella di Timoteo, di lasciare che Paolo circoncidesse in età adulta.
tutto per l'obiettivo preciso, il grande scopo della sua vita, ossia quello di portare Cristo nei cuori e nelle menti delle persone. Bene, andiamo allora alla seconda domanda, che chiede: in quali luoghi lo Spirito Santo non permise a Paolo e ai suoi collaboratori di entrare e per quale motivo? Leggiamo prima i versetti che ci vengono suggeriti qui. La scrittura dice: mentre attraversavano la Frigia e la regione della Galizia, furono impediti dallo Spirito Santo di annunziare la parola in Asia. Giunti ai confini della Misia, essi tentavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito non lo permise loro. Così, attraversata la Misia, discesero a Troas. Da una lettura superficiale di questi passi sembra quasi che lo Spirito Santo li ostacolasse, invece di promuovere la loro azione, ma così non era. Lo Spirito Santo aveva un piano ben preciso. Lo Spirito Santo è Dio in tutta quanta la sua essenza, quindi ha una sua volontà, ha un suo piano, ha un suo destino tracciato per gli uomini. E l'opera grande che venne fatta appunto dai primi apostoli, dai primi uomini discepoli di Cristo stesso, fu un'opera che ebbe questo tratto dominante, ossia la presenza dello Spirito Santo. Gli Atti degli Apostoli verrebbero forse meglio chiamati come Atti dello Spirito Santo, in quanto lui è il vero protagonista dell'azione di tutto quanto questo libro, straordinario. E lo vediamo in tutti quanti i libri. Non so, cominciamo dagli Atti al capitolo 5, che abbiamo studiato insieme, quando c'è la storia di Anania e Saffira, vediamo che lo Spirito Santo è quello che interviene, e perché c'è una bestemmia vera dello Spirito, questi uomini vengono condannati. Oppure, non so, quando leggiamo di Stefano, che grazie allo Spirito ebbe la possibilità ebbe la forza di poter contrastare tutti quanti i giudei che andavano contro di lui e che volevano per forza affermare antiche conoscenze, antiche teorie, e con queste strumentalizzarle per negare la forza di Cristo stesso. Questo Stefano che attraverso lo Spirito possa vedere Cristo stesso, questo Spirito Santo presente nella vita di Filippo che gli permette di andare da questo Etiope, lo Spirito Santo che sceglie a Paolo e Barnaba nel capitolo 13 degli Atti degli Apostoli, cioè il vero protagonista in tutte quante le azioni, in tutte quante le scelte è appunto lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo che investe Pietro, lo Spirito Santo che lo incita a parlare, lo Spirito Santo che scende sugli uomini e nella Pentecoste, e che scenderà un'altra volta su Cornelio e sulla sua famiglia. È il grande protagonista che guida tutte quante le azioni di questi uomini. E questa è la forza di questi passi. Vedere che questi uomini non erano stati lasciati allo sbaraglio, non erano stati lasciati soli a se stessi. La testimonianza di Cristo, come sempre, era verace: io non vi lascerò soli. Ed effettivamente questo, lo Spirito Santo, la sua stessa essenza, poiché egli è lo Spirito Santo, è come Cristo, come essenza, la sua stessa essenza era lì presente con loro e guidava ogni singola azione. Lo Spirito Santo diventa la caratteristica dominante di ogni cristiano, diventa il vero e proprio DNA del cristiano, ed è la caratteristica dominante che verrà riscoperta, che verrà ritrovata e che verrà richiesta a ogni uomo che verrà salvato. Allora andiamo avanti, e dice: che visione ricevette l'Apostolo Paolo e quale risposta diede? Ebbe una visione, appunto Paolo, dice la scrittura. Lui racconta che vide appunto quest'uomo macedone che gli chiedeva aiuto, gli chiedeva di andare a lui, chiedeva disperatamente aiuto. Però è strano che la scrittura non si soffermi sulla problematica di quest'uomo, sulla richiesta di quest'uomo. O non era chiaro a Paolo, o non gli si voleva chiarire questo messaggio, o effettivamente non era necessario dare quest'ultima caratteristica. La scrittura, Paolo stesso afferma che ha avuto questa visione, Luca la riporta come tale, probabilmente aveva sentito il racconto direttamente dalle sue stesse labbra. Non è un sogno, ma la scrittura parla proprio come visione. Effettivamente nel Nuovo Testamento vediamo pochi sogni, vediamo molte più visioni, tolto, non so, il sogno di Giuseppe o il sogno della moglie di Pilato. Nel Nuovo Testamento non vediamo dei veri e propri sogni, a meno descritti come tali. E vediamo spesso questa presenza di queste visioni, di queste apparizioni che arrivano davanti agli occhi degli uomini per dare testimonianza, per aiutarli a comprendere e per guidarli. Qui vediamo questa richiesta, come dicevo, di questo macedone, che non specifica la sua problematica.
ci passa in Macedonia e soccorrici. Ed è molto vago non solo sulla problematica, ma è molto vago anche sul punto dove raggiungerli. Cioè non ha detto raggiungimi a casa mia, raggiungimi in questo specifico vicolo di questa città. No, parla della Macedonia, la Macedonia parla di una provincia dell'impero romano, non parla di una zona ben definita tutto sommato, no? Però vediamo che Paolo comunque accetta di buon grado questo messaggio, accetta di buon grado perché sa che l'Eterno gliel'ha mandato. E questa richiesta di soccorso a cosa fa riferimento? Qual era la problematica dei Macedoni? C'era una problematica particolare che non aveva colpito il resto dell'impero romano? Avevano una mancanza reale questi uomini che non avessero gli altri? Qual era la problematica di questi uomini? La problematica di questi uomini era ed è la problematica di tutti gli uomini. Avevano bisogno di soccorso, gridavano soccorso, e questa richiesta di soccorso non veniva da uomini, non veniva dalla carne di quegli uomini, ma veniva dallo spirito di quegli uomini. Era ben diverso. Questi uomini avevano bisogno di essere liberati, avevano bisogno di essere soccorsi, avevano bisogno che qualcuno gli svelasse l'antidoto al male, alla morte, qualcuno che lo guidasse sulla via della salvezza, sulla via tracciata da Cristo stesso. E Paolo accoglie assolutamente questo messaggio, accoglie questa richiesta ed esegue ancora una volta quello che lo Spirito gli suggerisce. Benissimo, allora proseguiamo il nostro studio e chiede quali esperienze sperimentarono a Filippi Paolo e i compagni. Qui ci vengono descritte due esperienze completamente diverse. La prima è di una donna timorata di Dio, la seconda è di una donna che si trova in una condizione completamente diversa, dopo andiamo a descriverla nel dettaglio. Lidia era una donna che aveva conosciuto l'Eterno. Partiamo da questo presupposto, aveva conosciuto il Signore, aveva conosciuto parte del messaggio giudaico, non aveva conosciuto l'essenza, la forza di quel messaggio, che era il mistero che era stato svelato agli uomini e che è rivelato a noi, cioè Cristo stesso. E questo messaggio viene proprio aperto davanti ai suoi occhi, sentendo parlare Paolo. È interessante una cosa, che Luca si sofferma sulla mansione di questa donna. È un aspetto particolare, tutto sommato non è un aspetto rilevante rispetto alla storia in sé, la mansione di questa donna. Forse è una rilevazione pressappoco storica, forse sta enunciando semplicemente, sta facendo una descrizione larga di questa donna, però a me colpisce molto il fatto che la scrittura dica che fosse una commerciante di porpora. Perché proprio di porpora? Perché in Isaia 1,18 la porpora è un colore utilizzato per indicare qualcosa di negativo, ossia il peccato stesso che macchia l'anima. È questa porpora che può diventare però bianca come la neve. Questa porpora che può cambiare completamente colore, che può essere completamente ritinta del bianco della purezza. E Lidia ne è una delle rappresentanti. Così come questa donna che tinge di porpora i tessuti e che vende quindi questi tessuti stessi, questa capacità appunto di vendere questa tinta particolare che era difficile da trovare, non pensiamo ai giorni d'oggi dove effettivamente tingere qualcosa è molto semplice, era qualcosa di molto particolare che veniva appunto da questa zona di Tiatira, ed era una caratteristica di queste zone, ed era una caratteristica solamente di altre poche città, tipo la città di Tiro. Il colore proprio che si evince in questi pochi passi è appunto questo porpora ridondante. L'altra cosa interessante è che questo messaggio viene accettato da lei, e la scrittura dice che viene battezzata lei e tutta la sua famiglia. Mi soffermerei un attimo su questo punto, perché questo versetto viene strumentalizzato da chi sostiene che vadano battezzati i bambini. Viene utilizzato per dire Lidia aveva dei bambini piccoli e questi sono stati battezzati. La scrittura non ci dà questi dettagli, non ci dice quali fossero i membri di questa famiglia di cui si cita il battesimo appunto nella scrittura, non viene citato questo. Ma com'era cultura apostolica, com'era cultura ebraica e com'era cultura giudaica, i bambini non rientravano in questo rito. E tantomeno Cristo ha mai autorizzato tutto questo. Il battesimo riguardava persone che avevano ascoltato
il messaggio che avevano accettato Cristo e che, anche se sembra assurdo, ai giorni d'oggi venivano battezzate solo per aver accettato il messaggio di Cristo. Ora abbiamo una, oggi abbiamo una verità molto più grande, molto più completa, che noi cerchiamo di, appunto, di insegnare e che quindi vogliamo riscontrare nel buon discepolato, nel buon comportamento, nel soggetto che, appunto, che si accosta a Cristo prima di decidere di battezzarlo e prima di decidere di farlo entrare all'interno della Chiesa. Ma allora questo era il canone unico. Teniamo presente, come ho detto prima, che lo Spirito Santo era forte in loro e che quindi dava dei segnali forti, chiari, a cui non si poteva certo sottrarre. Neanche noi ci sottrarremo oggigiorno se lo Spirito Santo ci dicesse di battezzare qualcuno piuttosto che un altro, assolutamente. L'altra cosa interessante è questa espressione che viene utilizzata da Paolo, quando dice ci costrinse ad accettare. Sembra quasi una costrizione fisica, sembra, sì. Ci costrinse ad aspettare. E fu così insistente, fu così calorosa questa richiesta da parte di Lidia, che si sentirono quasi obbligati ad accettare. Effettivamente, se noi leggiamo la storia di Gesù che passeggia con i giovani di Emmaus, vediamo che viene utilizzata un'espressione molto simile, dove appunto questi uomini insistono con Gesù perché si sta facendo sera perché rimanga con loro. E Gesù effettivamente rimarrà con loro e cenerà con loro. È interessante questa similitudine, è interessante questo passaggio. Anche noi, se insistiamo con Cristo, possiamo ottenere che lui giace con noi, che possa dimorare nelle nostre case. Straordinario. L'altra storia che ci viene data è una storia diametralmente opposta. È la storia di una donna che questa volta è greca, questa volta è una donna gentile. Con un termine greco si utilizzava, viene utilizzato anche per indicare in generale i gentili, senza definire per forza la nazionalità. E questa donna viene detto che aveva uno spirito di divinazione. Questa donna aveva uno spirito che era del tutto contrario allo spirito che guidava gli uomini, che guidava questi uomini, che guidava Paolo, che guidava Silo, che guidava appunto Luca e che guidava Timoteo. Uno spirito tutto diverso. Eppure affermava delle cose effettivamente condivisibili. Cioè diceva, questi uomini sono servi del Dio Altissimo. Sì. Beh, è vero. Vi annunziano la via della salvezza. È tutto quanto vero. Perché contestarlo? Effettivamente, vista così, sembra quasi che Paolo agisca senza una vera ragione. Cioè, quasi si è scocciato di questa donna, gli era antipatica questa donna, chissà che toni avesse, non lo so. Forse fa discriminazione, così sembra, cioè, letta molto superficialmente, sembra quasi questo. Eppure lui stesso nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 6, afferma che cosa vi è fra Cristo e Belial. Non voleva assolutamente che il messaggio di Cristo potesse essere in qualche modo infamato, mischiato, contaminato con il messaggio di un demone, col messaggio degli spiriti. La parola che viene utilizzata quando si parla di divinazione è ben precisa. La parola greca è puton. E questa parola significa letteralmente pitone, serpente. Non significa divinazione, letteralmente. E questa donna veniva chiamata in questa maniera perché c'era questa cultura a Delfi di adorare questo serpente. Questo nome venne poi dato anche allo stesso dio Apollo, il dio del sole. Quindi gli adoratori del dio del sole erano quelli che praticavano questa divinazione. Il dio sole. Il dio sole è quello che è il Sunday, il giorno del sole, guarda un po' con la coincidenza, un pochino, e porta come nome quello del serpente. Non sono casualità quelle che vengono utilizzate qui. Ed è appunto per questo che Paolo voleva assolutamente discostarsi da questa donna e dall'insegnamento di questa donna, che pur essendo apparentemente giusti, apparentemente validi, non voleva che venissero palesati. Ecco qual era la vera motivazione. Lo stesso Gesù, in Marco 3, noi leggiamo che ha un incontro con un demone che lo riconosce come figlio di Dio, ma Gesù lo taccia. Dice, non dirlo.
Non, lo fa stare in silenzio, non vuole questa cattiva testimonianza, anche se è una testimonianza corretta, perché non vuole che qualcuno possa mischiare l'uno con l'altro. Le luci, la luce non si deve mai mischiare con le tenebre. E questo qui è il gioco di Satana, di non mentire quando di dire delle verità mischiate, che poi sono menzogne a tutti quanti gli effetti, ma vengono ben camuffate in modo tale che l'uomo non possa captare o possa confonderle. La verità con qualche... Esatto. Quello di spostare il confine tra il bene e il male. O addirittura renderlo opaco, in modo tale che non possa essere più, più ben identificato. Per poi giungere alla conclusione della confusione, del caos, quindi... Ed è quello delle conseguenze. Ed è questo il motivo che spinge Paolo a dire basta, a dare un taglio netto a tutto. Basta. Sì. E libera questa donna da questo spirito. Bene, ok. Grazie per tutti gli appunti. Allora andiamo alla quinta domanda, che chiede: quale movente influenzò i padroni della giovane che era stata liberata dal demonio? C'erano degli uomini che schiavizzavano questa donna. E c'erano degli uomini che traevano un ingiusto profitto da questa donna. Non avrebbero potuto più farlo. Questa era la problematica reale. E di conseguenza la rabbia fece in modo che questi uomini si scagliassero contro gli artefici di tutto ciò. Gli artefici del loro male, potremmo dire. Anche se avevano fatto un'opera di bene. Perché non erano interessati al bene di quella donna, così come non erano interessati al proprio di bene. Erano interessati solamente ai propri interessi, al proprio tornaconto, appunto. E la scrittura dice, appunto, li trascinano sulla piazza del mercato. Ora, letta così, sembra quasi una cosa assurda. Cioè, io ce l'ho con te, ti trascino nella piazza del mercato. Non ha molto senso. Secondo la nostra cultura non ha molto senso. Effettivamente bisogna calarsi nella realtà. Nella realtà dei tempi, nella cultura greca, l'agorà, la piazza, era il luogo di incontro, era il luogo in cui c'erano i teatri, era il luogo in cui c'erano i giudici, era il luogo in cui stavano i magistrati, era il luogo in cui si incontrava la gente. Era un punto sociale. Era un punto sociale dove gli uomini si incontravano, avevano piacere di incontrarsi e in alcune occasioni avevano l'obbligo di incontrarsi. Se c'erano delle manifestazioni, se c'era il teatro, il greco aveva l'obbligo di partecipare. Ecco perché viene detta questa espressione piazza di mercato. In realtà la parola greca è agorà, che significa appunto tutto questo. Ecco perché le trascinano lì. In realtà vogliono trascinarli dinanzi ai tribunali per farli accusare. L'obiettivo è assolutamente quello di muovere un'accusa precisa contro questi uomini. Certo. Bene, l'accusa che si potrebbe dare a questi uomini potrebbe sembrare un'accusa religiosa. Ma l'accusa religiosa ai romani... Non interessava più di tanto. E allora dovettero dire qualcosa di diverso. Certo. Ossia che questi uomini predicavano usanze che a noi che siamo romani non è lecito di accettare o di osservare. Facendo una sinossi di tutto questo, avevano detto semplicemente che questi uomini erano stati accusati di sedizione. Ossia questi uomini non spingevano altri a non rispettare la legge dei romani. Cosa inaccettabile. Certo. E questo fece in modo che e Roma potesse scagliarsi contro di loro. La stessa accusa che mossero alla fine dei conti i membri del Sinedrio contro Gesù. D'altronde la storia è sempre quella, non c'è nulla di nuovo sotto il sole, dirà Salomone. Effettivamente è sempre quello. E quindi si scagliano contro questi uomini. E cosa succede? Nel tumulto la folla insorge, va tutta quanta su questi uomini e di conseguenza, vedendo tutta questa grande folla, i governanti prendono le parti della folla e quindi a sua volta si scagliano contro questi, in particolar modo Paolo e Sila. È interessante che però la scrittura dica che solamente questi Paolo e Sila poi saranno l'oggetto di questa rabbia. Gli altri due protagonisti sembra quasi che vengano trascurati dal racconto. Chissà perché vengono trascurati dal racconto, forse sono stati un po' in penombra, forse si sono spostati nel frattempo, o forse semplicemente il racconto focalizza solamente una parte. Comunque gli unici artefici di tutto questo sono appunto Paolo e Sila. Evidentemente quando è successo questo magari Paolo e Sila sono stati gli unici a essere visti o gli unici presenti in quel momento specifico, però i protagonisti di questo sono appunto Paolo e Sila, e poi vediamo ancora meglio come si sviluppa Esatto. Ebbene, quindi a questo punto
Beh, porta avanti la storia andando alla stessa domanda e vediamo qual è questa esperienza che fecero proprio questi due uomini, Paolo e Sila, mentre si trovavano appunto in prigione, no? E poi cosa accadde? Prima di tutto furono battuti. Prima Non lo ancora di sa, sentire voce, la loro voce, sì. prima ancora di avere un processo, loro furono battuti, picchiati immediatamente e furono messi in prigione. Quindi le accuse furono date per valide perché? Perché c'era una folla Eh che era sì, stata istigata in erano quella d'uso, direzione, sì. senza portare alcuna prova, senza produrre prova di tutto questo. I governanti erano così corrotti e così disinteressati al bene, Sì. così disinteressati alla verità, che non si sono preoccupati appunto di fare nessun accertamento sulla cosa. Quindi li battono senza una vera ragione e li chiudono in prigione. E la scrittura dice ancora che li mettono in una prigione al sicuro. Quindi la mettono nella parte più tetra della prigione, nella parte più buia, nella parte più scura. Ora, non pensiamo alle nostre carceri, alle nostre prigioni. Certo. Pensiamo alle prigioni di quel tempo. Pensiamo a una zona Tempi. tetra, una zona buia, una zona umida, una zona dove non Certo. c'è alcun tipo di comfort. Dove c'è il Esatto. freddo, dove le catene arrugginiscono e quelle stesse catene vengono attaccate ai loro polsi, alle loro caviglie, e la ruggine continua a stare addosso a loro. Uomini che sicuramente battuti, quindi avranno delle forti informazioni, infezioni, non vengono Esatto. curati e quindi stanno male, stanno soffrendo, e in una condizione del genere sono destinati solamente a peggiorare. Quindi la descrizione è ancora più tetra di quella che viene sottolineata da Luca stesso. C'è una prigione a Roma, al Campidoglio, dove la leggenda dice che sia stato imprigionato Pietro stesso, ed è assolutamente corrispondente alle caratteristiche che abbiamo detto fino adesso. È aperta al pubblico ed è possibile anche andarvi quindi e visitarla. Molto interessante come cosa. La scrittura però dice che in tutto questo, questi uomini sofferenti, questi uomini che avevano subito senza una valida ragione, questi uomini che hanno subito oltraggi, dirà a Paolo quando descrive questa scena nella prima lettera di Tessalonicesi, al capitolo 2, dice: io ho subito tanti oltraggi a Filippi. Quindi questi uomini oltraggiati e che stavano eseguendo la parola di Dio, che stavano seguendo esattamente quello che Dio gli aveva detto, non si pongono delle domande, non si chiedono il perché, non hanno neanche un attimo di titubanza, dice: torniamo indietro. Forse ho capito male perché il Signore si comporta così. Forse non era questo il suo messaggio, non era qui che doveva andare. L'abbiamo sbagliato. Nessuno di questi problemi. Anzi, in tutto questo, loro lodano l'Eterno. Pazzesco. In una situazione del genere, la prima cosa che ti viene in mente qual è? Lodare l'Eterno. Lodare l'Eterno E io lo trovo e veramente. cantavano, quindi cioè, avevano una forza di Anche dove hanno trovato la cantare. forza di cantare in tutta Ma questa situazione? Cioè, avrebbero sì, dovuto ma gridare dal dolore certo. e invece Anche cantavano. perché considerando che i versetti precedenti erano battuti, frustati, cioè anche il movimento stesso del corpo, lo sforzo nel cantare, i dolori dovrebbero essere stati atroci. Infatti, Quindi diciamo che la voglia di cantare, non doveva esserci la proprio. voglia di fare altro, ma non di cantare. Eppure. C'è una frase interessante che scrisse Tertulliano per descrivere gli uomini, i martiri che andavano incontro appunto a tutto questo. La frase in latino dice: Nihil crus sentit in nervo cum animus in cielo est. Tradotta così, significa: non c'è nessun peso che si sente, che i nervi siano capaci di sentire, di avvertire quando il tuo animo, quando il tuo spirito è in giro. Ed effettivamente è una descrizione poetica, ma io la trovo straordinaria della situazione in cui si trovano Paolo e Sila. Ed è la stessa situazione in cui si trova Stefano, che viene lapidato. Che riesce tutto questo a essere ripieno di spirito, addirittura a vedere il cielo aprirsi e il Signore stesso seduto alla destra del Padre. Una scena straordinaria. E loro si trovano esattamente in questa condizione. Lo Spirito Santo era così grande, così forte in loro, da non sentire il dolore, ma addirittura da sentire la gioia di poter lodare l'Eterno. Se questi uomini non si fossero trovati là, in questo momento,
questi carcerati non avrebbero avuto probabilmente l'occasione straordinaria che ebbero quella volta di conoscere l'Eterno. Tutti furono all'inizio scandalizzati da quello che stessero facendo questi uomini e dopo che avvenne quello che avvenne, ossia questo forte terremoto che scosse le fondamenta, questi uomini ebbero una grande opportunità di avere testimonianza di Dio stesso all'interno di quelle carceri. Nel luogo più buio, nel momento più tetro della vita dell'uomo, c'è sempre uno spazio, un'occasione perché Dio si possa rivelare. Non è mai l'ultimo momento, non è mai la fine. Finché l'Eterno non dice Amen, non è mai la fine. C'è ancora sempre un'occasione per noi, in qualsiasi momento, in qualsiasi spazio. Ed è interessante questo aspetto di questa descrizione di questo terremoto che anticipa la liberazione. Il terremoto ha anticipato la liberazione di Cristo, ha anticipato la resurrezione di Cristo, ha anticipato la resurrezione di tanti uomini assieme a lui, ha anticipato la liberazione di Paolo e Sila. E il terremoto è una caratteristica che viene descritta dell'Apocalisse al capitolo 16, nell'ultima piaga, appunto, perché anticiperà il ritorno di Cristo stesso, quando sarà tutto compiuto. Questo terremoto che scuote la terra, che scuote le fondamenta di questa prigione, dà origine a che cosa? A una manifestazione vera della potenza di Dio. La testimonianza dicono che gli angeli furono chiamati ad unirsi a Paolo e Sila. Probabilmente hanno unito il loro canto a questi uomini. E la luce di questi angeli e la potenza di Dio che era manifestata attraverso di loro fece in modo che questi uomini, ripresenti questi carcerati, ebbero l'opportunità di avere una testimonianza forte di Cristo stesso, di Dio stesso. E il carceriere che avrebbe dovuto badare a questi uomini e si trova in una situazione completamente inversa. Riconosce che gli uomini liberi erano loro e il carcerato era lui. E gli unici che avevano questa chiave della liberazione di questo carceriere erano proprio Paolo e Sila. Avevano la chiave che Dio gli aveva dato, che è la chiave della conoscenza attraverso la quale avrebbero potuto liberare questo carceriere e tutti gli uomini di prigionieri. Bene, e dunque giungiamo all'ultima domanda, così concludiamo anche oggi questo studio così attento e approfondito. Questa settima domanda chiede: quale ordine diedero i superiori al carceriere? E poi segue dicendo: Paolo era disposto a lasciare Filippi celatamente? Vedendo quello che era successo, anche perché il terremoto si fece sentire, tutta Filippi ebbe l'opportunità di sentire questo terremoto. Tutti furono spaventati. Tutti furono spaventati da questi uomini, dalla potenza di questi uomini. Chissà da dove deriva questa potenza, chissà chi sono questi uomini. Ma la cosa più importante è solo una, che questi uomini se ne vadano. In modo tale che questa potenza non possa abbattersi su di noi. Invece di interrogarsi dell'origine di questa potenza e volere entrare a far parte di questa caratteristica di questi uomini, della potenza dello Spirito Santo, essere attratti da questo e conoscere di più, vollero semplicemente liberarsi di Paolo e Sila. E quindi sottovoce, nel silenzio, nella notte, vollero che questi uomini fossero allontanati, che Paolo e Sila fossero allontanati dalle carceri. Ma Paolo, in maniera forte, in maniera decisa, dice no. Non perché non volesse essere libero, assolutamente. No, non perché non è questo il modo corretto per farlo. Voi avete dato una testimonianza sbagliata di noi. Voi avete dato una testimonianza sbagliata soprattutto del messaggio che stiamo portando. Noi non siamo delle persone che stimolano altre a fare il male. Noi non siamo cattive persone. Non è cattivo il nostro messaggio. Non possiamo uscire con questa testimonianza. Voi dovete venire qui a testimoniare che voi avete sbagliato e che il messaggio che noi possiamo è corretto. In questo momento Paolo e Sila avevano il coltello dalla parte del manico. Paolo e Sila avrebbero potuto denunciare questi littori e questi pretori. Perché? Perché erano romani. Ed essendo romani non potevano essere battuti. Ed essendo romani non potevano essere condannati. Avrebbero dovuto avere diritto a un giusto processo.
nulla di tutto ciò che toccò a lui o che toccò al suo compagno, assolutamente. Non volevano vendetta, volevano giustizia, non anche per se stessi, volevano giustizia per Dio. Volevano che quel messaggio dorato che gli fu affidato e che oggi è affidato a noi, non venisse in alcun modo infangato, ma che fosse libero da ogni calunnia. Perché? Perché la luce di Dio potesse risplendere e perché anche quella città avesse l'occasione di conoscere l'unico vero Dio e convertirsi a Lui. Ecco la motivazione che spingeva veramente, veramente Paolo. Una motivazione che non derivava dall'orgoglio, ma derivava dal, potremmo definirla come definita in Numeri 24, cioè come dalla gelosia per Dio. Mm-hmm. Dalla vera e propria gelosia per Dio, che è quello che animò Cristo quando ebbe quel apparente scatto d'ira due volte nel cortile del Tempio. Mm-mm. Bene, quindi anche questa volta siamo giunti al termine di questa scuola, quindi come tutte le scuole sappiamo che sono fatte sì per i giovani affinché si appassionino alla verità, alla parola di Dio, ma anche per coloro invece che la studiano da tempo, no? Sappiamo che ogni scuola c'è un messaggio per tutti, personale. Quindi concludendo tutto il discorso e facendo quindi una chiusura, qual è secondo te e secondo la parola di Dio il messaggio che questa lezione ci vuole lasciare oggi? Beh, partendo dal tema, anche se vengono cambiati per l'interno della lezione stessa, partendo dal tema, è la scelta di Timoteo, la parte più bella di questo messaggio. Mm-hmm. La scelta di Timoteo, ossia la scelta di un giovane di scegliere la parte migliore della sua vita. Al di là di tutto, al di là delle proprie ambizioni, al di là delle proprie aspettative, al di là dei propri sentimenti, scegliere la cosa più importante. E la parte più importante, l'unica parte importante della vita, è la vita stessa, Cristo nostra giustizia. Questa è la scelta più bella, più saggia, più importante che un giovane possa fare della sua vita. Cristo nostra giustizia. Bene, io ti ringrazio di aver partecipato, di averci aiutato a comprendere questi versetti e la speranza e la nostra preghiera è legata proprio a questo augurio, possiamo dire così, a questo auspicio che i giovani possano diventare le colonne portanti future della Chiesa di Dio. Amen. Bene, per concludere ti invito a chiudere con una preghiera. Padre Santo che sei nei cieli e sei anche qui in mezzo a noi, ti ringrazio per ogni benedizione che ci dai ogni giorno. Ti chiedo di essere presente in mezzo a noi con il tuo Santo Spirito. Ti invitiamo a essere presente nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nelle nostre chiese e nei nostri cuori. Voglia che lo Spirito Santo far parte di noi, voglia prendere la parte più importante della nostra vita, possa fare in modo che Cristo possa regnare nel nostro cuore e nella nostra mente, affinché possiamo riunirci quando al giorno della sua venuta con il Padre e assieme ai nostri cari e alle nostre famiglie possiamo gioire di questo evento straordinario. Ogni cosa te la chiedo assieme a una benedizione particolare per tutte le famiglie che sono collegate in questo momento, per i sacri meriti di Cristo Gesù e tutto sia fatto secondo la tua volontà. Amen. Amen. Bene, grazie di averci seguito. È stato un piacere stare con voi. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao. Ciao.